Allora, buonasera a tutti, io sono il dottor Max, che come al solito vi parla della Tanzania. Stasera è mercoledì e parliamo ovviamente di destinazione Tanzania o comunque sia destinazione Zanzibar. Adesso gli appuntamenti sono diventati bisettimanali, quindi facciamo questo e poi lo rifaremo fra 2 settimane. Nel fuori onda Caterina mi ha rifacciato delle domande che poi sono un pochino le solite, però giustamente ognuno poi ha le proprie cose e io ho già iniziato a risponderle. Se Caterina vuoi continuare con le domande che hai, possiamo partire così. Grazie. Continuare o rifare le domande in modo che anche loro partecipino? Come credi te? Se vuoi si può anche ripartire da capo, fai pure la prima Ok, domanda. io avevo chiesto di sapere effettivamente lì le abitazioni se erano così grandi, no? Perché l'altra volta si è stato detto che le abitazioni sono da 80-100 metri quadri per una sola persona, per me perlomeno, no. Allora, preciso, questo problema, cioè il problema del trovare un appartamento in affitto, è più problematico a Zanzibar. Se uno viene qua in Tanzania, almeno in questa zona qui, si trova anche un piccolo appartamento con una stanza, un cuscinotto e un salottino. Non è un problema. Ci sono diversi resort. E si trovano. Non se non ci sono molti, è per questo che bisogna lavorare un po' in anticipo, però diciamo che questo qui, sinceramente non lo vedo qui in questa zona qua. Se uno vuole andare a Zanzibar è un po' più complicato, ma qui non dovrebbe essere un problema. Poi relativamente alla malaria, la febbre gialla, cioè queste malattie che si possono prendere in Africa, Allora, se la mi senti febbre gialla, parlare. sì. La febbre gialla, purtroppo c'è molta disinformazione su internet, non c'è bisogno di fare nessun vaccino, venendo soprattutto dall'Europa, e quindi non è un problema. La malaria nelle grandi città, anche questa non è un problema, perché sono organizzate queste cliniche, questi ospedali piuttosto bene, perché curano giornalmente centinaia di persone, sanno le terapie che devono fare. E non è un problema. Per di più, noi ci ammaliamo molto meno come bianchi rispetto a loro, e quindi la percentuale delle persone che si ammalano, diciamo gli stranieri che si ammalano, è piuttosto bassa. Non mi chiedere perché, perché questa è una cosa abbastanza strana da capire, dovrebbe essere l'opposto. Il problema per la malaria è per magari i bambini piccoli che vivono nei villaggi sperduti, però noi non siamo né bambini piccoli né, e se venite qua, siete in un villaggio sperduto, perché io non sono a Dar es Salaam, però sono in una zona in cui ci sono ospedali, ci sono cliniche, c'è tutto. Quindi non è un problema quello lì. Ma per caso nelle zone utilizzano quei sistemi che ammazzano le zanzare, non lo so. Certo, c'è tutto qua, c'è qualsiasi cosa, ci sono cosiddetti vape. Non so se avete voi in Italia, noi in America abbiamo i vape, ci sono anche qua, ci sono le zampironi, ci sono altri sistemi. Però, per esempio, nella zona mia io ce ne ho pochissime zanzare. Per esempio, in questo periodo qui, come? Ne basta una per prendersi la malaria. No, 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 la malaria è principalmente nelle zone umide. Nelle zone interne dove ce ne sono tante, e no, 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 una punturina così ogni tanto non mi risulta. Certo, se uno è particolarmente sfortunato può capitare, ma la malaria è una cosa che si cura bene, non è mica, non muore mica più nessuno insomma, in queste zone qui di malaria, assolutamente no. Non vi state a preoccupare per queste cose qui, perché assolutamente. È uno degli ultimi problemi. Mi sentite? Io sì. Ecco, prego, continua pure, poi magari.
sentiamo se ci sono altre domande. A quanto ne so io, la febbre gialla, che forse è un'altra cosa, o la stessa cosa della malaria, praticamente una volta che una persona viene punta e quindi si ammala, ricorrentemente ogni tot tempo ritorna questa febbre. Guarda, io non so dove le trovate queste informazioni qua. No, io ho Qui, conosciuto proprio un ragazzo la veramente che febbre, qui, la ah, febbre, la fe, qui in Tanzania, la febbre gialla è stata eradicata da anni. Ci sono in altre zone da me, scusate, africane. Per esempio, se uno sta un certo periodo in Kenya e poi decide di venire in Tanzania, in quel caso deve fare il vaccino. Sì, per la febbre gialla. Ma voi andate mica in Kenya o andate in un altro paese, voi venite direttamente all'Italia, quindi non c'è assolutamente questo pericolo qua. Non c'è, che sappia io, non c'è. No, io l'ho chiesto tante volte queste cose e non c'è. Non vi dovete stare a preoccupare più di tanto, cioè il pericolo ce l'avete lì con tutti i problemi che ci sono con le scie chimiche. Capito? Con tutte queste cose qui nuove che adesso vi stanno somministrando, quelle sì. Io mi sento più sicuro qua, nonostante magari ci sia il rischio della malaria, un po' qualche cosa così, piuttosto che in Italia. Sono andato recentemente in Italia, sono andato a Monaco, anche lì scie chimiche. Sono andato in Italia, scie chimiche. Io mi dispiace, non ci potrei mica vivere, ma non ci penso nemmeno. Qui ho visto tre scie chimiche tutte lo stesso giorno e basta. Poi non le ho più viste. Per dire che non esistono per fortuna ancora queste cose qui. Quindi non facciamoci troppo la testa perché non vale la pena. Questo che dico io. State sicuramente meglio qua che dimmi. se volessi acquistare online dei prodotti che non stanno in Africa, magari non so, stanno in Spagna, in Germania, in Italia, in altri luoghi, è facile farle pervenire poi lì in Tanzania? O ci sono Allora, problemi? sì, no, non ci sono problemi, costano un pochino di più per il trasporto, però puoi comprare tutti i prodotti disponibili online. Ci sono dei sistemi degli uffici che lo fanno a Dar es Salaam, oppure lo puoi fare anche direttamente in Inghilterra, paghi un certo tot per il trasporto in più e compri quello che è disponibile su Amazon in Inghilterra, per esempio. No, ma io non mi riferisco solo ad Amazon, anche ad altre ditte, altre società. Io ti ho detto Amazon perché sono sicuro che Amazon c'è, non lo so, la società, la compagnia che cerchi te. E qui trovi tutto, lo ordini, il problema più grosso è il trasporto. È chiaro che può essere una cosa che secondo dove la ordini e ti costa poi per il trasporto. È logico, no? Però per le medicine, per queste cose qui, cose di routine, ma qui trovate tutto. Dar es Salaam è una metropoli di 8 milioni di persone. Qui c'hanno tutto quello che volete. Qui c'è Si una zona trova anche residenziale. GPS? Si trova anche Come? GPS? Trovate cosa? Scusa? Il TDS, Che biossido di cos'è? cloro. Oh, Biossido di cloro, ma io non l'ho mai sentito parlare. mi fai una domanda e non ti so rispondere, bisogna che controlli. Immagino di sì. Se non è un prodotto, non lo so. Se non è un prodotto particolare, basta informarsi e posso vedere, insomma, ma non credo Grazie. che sia un problema. Prego, hai finito Caterina con le domande? E per adesso sì, forse mi verrà in Benissimo. mente qualche cosa dopo. Benissimo. Allora, collegato c'è anche un amico che mi ha contattato e che mi ha fatto delle domande. Allora così approfitto anche per dargli le risposte. La prima domanda mi chiede:
in materia fiscale come pensionato cinquantenne, ad esempio, che obblighi ho verso la Tanzania? Rimango residenza fiscale, residente fiscale in Italia. Allora, nel momento in cui te prendi la residenza qua, c'è una procedura particolare, piuttosto semplice, in 3 giorni possiamo fare ottenere la residenza. Te torni in Italia e la cosa positiva della Tanzania è che non hai obbligo di permanenza. Cioè te puoi prendere residenza il giorno dopo, ritornare in Italia, stare per i 2 anni successivi in Italia e non perdi i diritti acquisiti con la residenza, cioè te puoi ritornare in Tanzania in qualsiasi momento. Non c'è nessun tipo di obbligo, ma il vantaggio di avere come un lascia passare, qualsiasi cosa succeda in Italia, te ti presenti all'aeroporto e siccome sei residente in Tanzania ti devo far partire. Secondo punto, ammesso che per il momento non apro nessun conto corrente, non acquisto casa e continuo a vivere in Italia, non ho neanche obblighi verso lo Stato italiano? No, non hai nessun tipo di obbligo, ti preciso soltanto che qua non puoi comprare una casa come si può comprare in Italia. Qui c'è una procedura molto più complessa per comprare una casa e poi magari quando ci sentiamo facciamo la consulenza, te la spiego. In 2 parole, devi prima costituire una società nella quale il 70% delle quote le devi dare a un tanzaniano, te ti tieni il 30% ed è la società che compra la proprietà. È chiaro che siccome è una legge un po' stramba questa, io non ti posso suggerire di fare una cosa così. Quindi in linea di massima, così parlando, io dico che qua non si può comprare niente, che qua si può venire soltanto a fare grande impresa. Se uno vuole comprare, vuole aprire una grande azienda, la vuole rilevare, allora è come in Italia, noi abbiamo insomma le aziende, le piccole aziende di persone, no? Società responsabile. Poi abbiamo le grandi aziende, le SPA. Ecco, se uno fa grande business, allora la legge gli permette di controllare il 100% delle quote, altrimenti no. E quindi non conviene, perché sei sempre in mano a un tanzaniano che non conosci. Bene? Punto 3. Dopo quanti anni concedono il passaporto, te intendi dire la cittadinanza? Lo concedono realmente? Punto 3. Concedono a me. Allora, per quello che riguarda la cittadinanza ci vogliono 7 anni e mezzo di permanenza quasi continuativa in Tanzania, dopodiché c'è da fare una procedura che non è tanto complessa nei documenti che devi mettere insieme, però è una sorta di cosa che va a punteggio. Per esempio, se te sei sposato con una tanzaniana hai un certo tipo di punteggio, se non sei sposato non ce l'hai, se sei venuto qua con un certo tipo di visto per investire, per fare business, oppure sei venuto come pensionato. E poi ti ci vuole un bel po' di raccomandazioni. Quindi, per esempio, mi sembra nel 2020 mi hanno detto che soltanto 19 stranieri sono stati accettati come tanzaniani, cioè sono diventati ufficialmente tanzaniani, e allora a quel punto gli è andato il passaporto. Poi c'è un altro problema qua, che mentre molte nazioni ti danno la possibilità di tenere la doppia cittadinanza, la Tanzania non te la dà. Quindi nel momento in cui te fai l'applicazione devi tenere presente che perdi, diciamo, i diritti doveri della cittadinanza italiana. Quindi è una cosa che dipende, secondo me, dal soggetto. Bene, comunque io la farò, perché io mi trovo in una condizione di poterlo fare, però è una cosa che si valuterà magari dopo appunto 7-8 anni che sei qua. Allora, punto 4. Più o meno quanto spendo io con mia moglie, un bambino di 11 anni e per il suo onorario, tasse eventuali imprevisti? Allora, per quello che riguarda il costo della vita di una famiglia tipo la tua, devi considerare dai 1.000 ai 1.500 dollari. Qui si parla dollari, poi non c'è tanta differenza, no? Fra dollari e non dollari. Dui, gli arrivo subito, un attimo di pazienza.
E quindi consideri che dovrai prendere magari un appartamento con due camere, ti costa intorno da 250, 200, forse 250, perché io ovviamente parlo di questi prezzi sono appartamenti in buone condizioni, eh? Tante volte sono arredati, tante volte non sono arredati, quando sono arredati ovviamente c'è da pagare un po' di più. I miei onorari sono previsti nel prospetto informativo, te lo leggi e poi ne riparliamo. Tasse, non devi pagare nessun tipo di tassa, ti vieni qua con i soldi tuoi e gli eventuali imprevisti sono quelli che io ho previsto in un certo senso in maniera all'inizio un pochino più, diciamo così, chiara nel piano B, quando ho pensato di inserire nella sorta, nel prospetto, nel progetto, quello di comprare un po' d'oro con una vesta. Allora, l'idea di comprare oro in una vesta, appunto, è quella di dire: succede un'emergenza, una cosa, quell'altra, all'inizio abbiamo bisogno di soldi, almeno abbiamo la sicurezza di avere quelli lì in deposito. Quindi ne parliamo magari più avanti, perché questa è una clausola che io richiedo per tutti quelli che vengono, perché è inutile che mi si venga a dire: sì, io ho soldi per pagare la polizza sanitaria, ho soldi per pagare questo, ho soldi per pagare quell'altro. Dopo quello che mi ha raccontato il console onorario Stefano Todisca Zanzibar, io purtroppo devo appunto contare anche quello che mi ha detto lui, e credo che sia una cosa saggia chiedere in questo caso al mio amico cliente che viene qua, di avere comunque un minimo di riserva qualsiasi cosa succeda. Io ho risposto a tutte le domande, credo, Max. Se hai, siccome sei in linea, se hai delle ulteriori, insomma, o commenti o domande ulteriori, io sono qua, eh. Dopo i 2 anni di scadenza della residenza, si può rinnovare o cosa succede? Certo, il rinnovo, a quel punto io l'ho fatto 3 settimane fa, il rinnovo, perché era già scaduto 2 anni e quindi sono andato a fare il rinnovo, sono andato a prendere le impronte digitali, vi seguiamo noi anche in tutta questa cosa qui. Quando lo fate la prima volta, ovviamente ci sono un pochino più di costi. Io comunque ve li dico tutte queste cose qui, se le volete ve le mando. La seconda volta ovviamente si paga molto meno, circa la metà. Ed è una cosa normale, è prassi normali, si deve rimettere insieme tutta la documentazione, però siccome appunto si è già fatta la prima volta, perché siccome abbiamo un discorso molto particolare con questi signori che conosciamo all'immigrazione, diciamo che passano la pratica, capito? Siamo in Africa, eh? Quindi non ci sono problemi per quello. E uno le può rinnovare tutte le volte che vuole. Non è che bisogna ritornare in Italia per un X tempo e poi ritornare? No, 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 assolutamente no. Io l'ho fatto qui, vivo qui, l'ho fatto qui. No, assolutamente no. Ecco, se Allora, posso se... ringraziare un attimo per le Prego. precisazioni, ringrazio. Prego, Ecco, Max. l'unica cosa che mi sembra, cioè come via di fuga, diciamo, comunque per le emergenze, mettersi, portarsi avanti, mi sembra un po' la soluzione ottimale. Ecco, un'altra domanda. Io i 50 anni li compirò l'anno prossimo, tra un anno circa. E quello che vuol capire un attimo era anche il discorso scuola per il bambino, perché lui sarebbe allora obbligato, quindi potremmo al limite anticipare io e mia moglie, e poi successivamente si aggiunge anche il bambino. Visto che Allora, comunque nel, io posso. diciamo, nei prossimi 2 anni, 2 o 3 anni non riusciamo a trasferirci né in Tanzania né all'estero, però almeno portarci avanti in questa prospettiva, almeno io e mia moglie iniziamo ad avere i documenti tanzaniani. Ecco, questo è Sì, un po' va più. bene. Sì, va bene, Max. Io te lo dico per esperienza mia, quando mi sono trasferito a New York, poi te le dicono tutte queste cose qui. Non vi state a preoccupare troppo dei bambini, dei figli. Perché tanto per loro l'inserimento è una cosa molto normale, molto automatica, anche se qualora dovessero perdere un anno per via della lingua, queste cose qui, non vi state a fasciare troppo la testa per quello. È chiaro che.
combinare tutto, no? Per bene, no? Nel senso che magari si trasferisce e magari si trasferisce magari 2 o 3 settimane prima dell'inizio della scuola, forse con un mese per ambientarsi. Questo è meglio, naturalmente, però non ci sono problemi, assolutamente. Mi sentite? Sì, andava un pochino a scatti, cioè un po' sei stato muto, poi ha iniziato a parlare velocissimo, recuperando tutto. Sì, alla fine ho capito, grazie. Prego, prego. Allora, c'era Duilio che voleva intervenire, scusa Duilio. Prego, se vuoi intervenire, sono qua. Avevi alzato la manina, non so se era stato un errore. Sì. Dimmi. Sì. Ciao. Ciao. Ciao Massimo, buonasera a tutti, ciao. Stavo camminando e è stato un errore, schiacciava la manina. Ecco, chiedo perdono. Ascolto, sono in ascolto. Sì, benissimo, grazie. Allora, buonasera Gabriele, buonasera Gian Battista. Allora io sono un po' arrabbiato con Telegram, perché negli interventi che facevo, siccome voi non mi potete scrivere, no? Quando uno nuovo si collega, io pensavo fosse una cosa carina mandargli un messaggio, un ciao, in maniera tale che poi la persona, se voleva, ovviamente, mi poteva ricontattare. Ecco, Telegram mi ha bloccato. Mi ha bloccato. Non lo so, si vede, ha pensato che io fosse uno scam, cosa ridicola. E quindi non vi posso scrivere. Se mi volesse, se vi iscrivete al canale, dopo mi potete scrivere, immagino, senza problemi. Quindi dovete prima iscrivervi, si chiude l'intervento e poi dopo mi trovate, ecco, trovate la maniera di iscrivermi. Avete per caso delle domande? Io avrei preparato qualcosa da leggere, che non so se alcuni magari di voi mi hanno già seguito nell'intervento che ho fatto su fuga dalle banche, no? Lunedì. Con l'amico Flavio abbiamo deciso di fare dedicare un appuntamento settimanale per parlare di oro, ma poi tanto in definitiva si parla sempre di tante cose. E nell'intervento di lunedì ho letto una sintesi di un libro molto importante che è stato pubblicato pochi mesi fa, che mi è stato segnalato da Diego, che mi fa sempre lavorare molto di più di quello che vorrei. E che è essenziale, perché in un certo senso anche questo libro appunto conferma il trend, no? Di quello che io ho chiamato nel mio lavoro nuovo ordine mondiale. In due parole, stanno intervenendo sulla legislazione addirittura internazionale, lavorando sulle cosiddette garanzie, per cui anche quando si compra un bono del tesoro, un titolo, la stessa casa, la stessa macchina, quello che succederà nel lungo periodo è che noi non saremo più proprietari di niente, perché in ultima istanza l'istituto finanziario o comunque la banca, che è il garante di questa operazione, ha diritto di priorità sul nostro prodotto, sul nostro titolo. Detto in due parole, funziona così. E hanno macchinato negli ultimi 50-60 anni. Partire dall'UCC in America, ne parlo anche io nella trilogia, naturalmente, la trilogia però non era ancora arrivato, insomma, tutte queste nozioni. E purtroppo il trend, come dicevo, è quello che, come ci hanno detto già diverse volte, che saremo forse contenti e felici, ma non possederemo niente. Il trend è questo, quindi state attenti a comprare case, a fare grossi investimenti, a accendere mutui. L'ultima cosa che dovete fare oggi è fare un'operazione di questo tipo. Poi c'è un altro documento molto importante che leggerò sabato, nel quale che ho deciso di mettere insieme per fare, secondo me, un po' di chiarezza su quello che uno dovrebbe fare
Io parlo naturalmente di soggetti che hanno una mezza idea di lasciare l'Italia, perché è chiaro che se uno non ha nessuna intenzione di lasciare l'Italia, non è che mi ascolti me. Magari mi può ascoltare per loro, va bene, però in linea di massima, Carlo, buonasera, non ci conosciamo. Allora, e ne parlerò sabato, quindi io vi suggerisco, ora che siete all'ascolto, mi fa piacere, comunque siete in 10, di seguirmi anche sabato, perché sabato è una trasmissione che ha più ampio respiro, no? Rispetto a quella della Tanzania, che si parla, insomma, linea di massima soltanto di Tanzania. Quindi credo che il lavoro importante, che insomma è importante per me, quello che cerco di fare, è quello di darvi proprio un'idea generale di quello che sta succedendo, senza per questo fare catastrofismi o essere negativi o strapparsi i capelli o cominciare ad andare fuori di testa. Assolutamente no. Però siccome si va verso un certo trend, c'è ancora un po' di tempo per lavorare su un piano B o piano C che sia. Bisognerebbe, secondo me, tutti dedicare un po' di tempo e pensarci per tempo, perché dopo rischia di essere troppo tardi. Domande? Allora, non so Giambattista se prego Carlo, dimmi. Chiedo scusa, sono entrato tra l'altro così perché ho visto che c'era la chat, ero già scritto da tempo, però quindi ho sentito solo le ultime battute, chiedo perdono perché in effetti non sono entrato per come dicevo per caso. E destinazione Tanzania, anch'io, come diceva lei, insomma, la vedevo adesso un po' meno, però come piano B. Non ho mai, diciamo, preso in considerazione principalmente la Tanzania, però l'ho messa tra le fattibili, insomma, diciamo così. Adesso non so come ha impostato la diretta, però insomma la stavo ascoltando, ecco. In due parole, Carlo. Chiedo scusa. No, ci mancherebbe altro. In due parole, Carlo, ti faccio un commento, no? Se mi permetti. Allora, grazie. Te, ovviamente, sei libero di fare le tue scelte, ovviamente, certo. Ci mancherebbe altro. Però ti ricordo soltanto che molti di noi, poi si sono ritrovati a parlare con Dottor Max, il sottoscritto, perché siamo Novax, no? Diciamo così, certo. Siamo i Novax noi, no? Cioè siamo quelli lì. Siamo quelli qui, ecco. Quindi noi si viene da lì, cioè si viene da una situazione nella quale abbiamo capito che abbiamo visto quello che è successo in Italia, abbiamo nell'insieme capito quello che sta succedendo e ci siamo, io personalmente mi sono chiesto se c'era un posto dove una nazione dove si viveva a New York all'epoca, perché io ho vissuto gli ultimi anni a New York. La stessa domanda che siamo fatti tutti, dottore, in effetti, e anch'io. Sono passato, ad esempio, perché avevo amici, ho lasciato il lavoro, perché chiaramente non mi volevo, come tutti voi, presumo, sottopormi a queste pseudo-vaccinazioni, e sono andato in Bulgaria, lì ho aperto, diciamo, la residenza fiscale, però in effetti Bulgaria è sempre dentro, diciamo, l'Europa, certo, e quindi sì, certo, piano B. Carlo, non ti cambia niente, fammi finire poi dopo. Sì, perdono, prego. No, anche. Quindi io mi sono chiesto, esisterà una nazione dove non ci sono tutte queste storie? Ti dirò la verità, ero molto scettico all'inizio, perché avevo già capito, perché io ho un background nella salute, perché ho studiato una cosa sulla salute, e poi ho un background nella comunicazione. Queste due cose qui, esperienze fatte, diciamo, in questi due settori, mi hanno fatto capire immediatamente che c'era qualcosa di strano che non andava in tutto quello che stava succedendo. Ho capito immediatamente quello che stava succedendo, o perlomeno che c'era qualche cosa che non andava. Allora ho fatto questa ricerca, ho scoperto la Tanzania. La Tanzania è stato l'unico grande paese al mondo che non ha avuto un giorno, ti potrei dire, un'ora di lockdown. Non c'è stata nessuna imposizione di nessun tipo. Cioè, te considerate tutti, chi non lo sa, che la vita qui è continuata
nella maniera più normale possibile, come se non fosse successo niente. Sì, so, dottore, so che stava seguendo anche con incarichi di governo con l'ex presidente, perché se non sbaglio era stato, dicono, insomma, ucciso, insomma, adesso non so se è vero, non vorrei dire qualche castroneria. Seguiva quel dottore veneto, padovano, se non sbaglio, adesso non ricordo, mi sfugge il nome, e forse c'è ancora... Bravissimo, eccolo, perfetto, che era... che è un ottimo medico dissidente, un grande, direi, insomma, uno di quelli tosti. Adesso non so se è ancora, presumo sia ancora lui che segue un po' la situazione. Ecco, io non ho avuto nessun aggiornamento in merito, ecco, riguardo alla Tanzania, quindi lei mi sta dicendo questo e quindi... Allora, sono stato in contatto con il dottore per un certo periodo, poi a me disse che sarebbe rimasto in Italia in pensione e poi dopo evidentemente ha cambiato idea, perché credo che in questo momento sia qua, sta facendo delle attività qua. Quindi, però io non posso darti troppe informazioni perché non ci sono. Però per dirti, il presidente Magufuli in effetti è morto in circostanze misteriose, va bene? Però quando io poi ho fatto questa ricerca e ho verificato che era vero, io sono venuto qua e effettivamente era così. Quindi quando voi fate, molte persone secondo me si mettono lì, ricercano magari su internet, no? Oppure su questi canali, questi gruppi in cui si parla appunto di destinati, però non hanno le idee molto chiare, cioè perdono di vista la cosa più importante, perché qui non è successa la prima volta. Ci si può chiedere perché e per come. Te lo spiego io, perché il presidente qua, la Tanzania è probabilmente ancora sotto trust. Tanzania è stata per tanti anni sotto trust. Quindi, siccome il trustee è il presidente, se il presidente dice no, non si fa, non esiste la legge internazionale, e se dice no, è no. Capite che ti voglio dire? È stata una situazione molto particolare che si è creata soltanto in Tanzania, va bene? Se il presidente avesse detto sì, sarebbe stato come tutto, un po' più un po' meno come tutte le altre nazioni. Ora, siccome è successo la prima volta è andata bene, e io direi, beh, se è successa una volta può succedere anche un'altra volta, no? Cioè, mi dà più garanzie un paese come questo qua, che peraltro è un paese ricco, è un paese bellissimo per certi aspetti, è un paese di grande futuro anche in Africa, no? Piuttosto che andare in Asia, oppure pensa tanta gente, con tutto rispetto, per carità di Dio, andare in Ungheria o andare in Albania, perché siete sempre lì, non cambia niente, è sempre in Europa. Capite? Se posso cambiare, allora ti spiego una cosa che ho già spiegato tante volte. Dai, dico. Noi come italiani siamo un asset dell'Italian Republic of, diciamo della nazione italiana. Corporation. Come? Corporation, sì, sì, ok. Bravo, bravo, lo sai questa cosa. No, noi, l'Italia, come la gran parte delle nazioni del mondo, è quotata alla SEC, perché quando tutte le nazioni sono indebitate, va bene, siccome hanno bisogno di soldi, loro gli hanno detto, la SEC gli ha detto sì, i soldi te li diamo, ti iscrivi, è una membership. E allora a quel punto interviene la Bank of America, che ha rifinanziato nel 2020, mi sembra fino al 2000, addirittura 30 o 2040, l'Italia, ha dato degli altri finanziamenti. Lo può fare perché ci sono delle garanzie, se no non farebbero una minchia di niente. Però a parte questo discorso, noi siamo gli asset, cioè ce l'hanno dato questi finanziamenti, perché noi come italiani abbiamo due priorità. Siamo comunque una forza lavoro, quindi possiamo produrre, e secondo perché abbiamo ancora qualche soldo in tasca. Te li danno le banche se hanno garanzie, no? Collaterali, se no col cazzo che ti danno niente, no? Si sa. Ecco. Ora, nel momento in cui quindi te sei in Italia, te non ha nell'Italia giurisprudenza su di te. In un certo senso te devi seguire le leggi italiane. Nel momento invece in cui te ti sposti fuori
dall'Italia e dall'Europa, e quindi in questo caso io suggerisco a tutti di spostarsi anche facendo un piccolo passo, per esempio in Tunisia, che sei sempre vicino all'Italia, no? Sei tanto lontano. Sì. Allora, se a quel punto entri in una sorta di limbo, per cui l'Italia non ha più giurisprudenza su di te perché non sei qui in Italia, la Tunisia non ha giurisprudenza su di te perché non sei tunisino, e te, se te ti comporti bene, hai un visto regolare, hai un, comunque una fonte di reddito, no? In qualche maniera, o lavori online, o c'hai degli affitti dall'Italia, cose di questo tipo, sei in una botte di ferro perché te sei completamente libero e nessuno ti può imporre nessun niente. Infatti io in Bulgaria pochi giorni fa è arrivata all'ambasciata delle multe che poi sono raggiunte là, delle multe che avevo preso qua, quindi ho detto ma io dovrei essere, no, essendomi spostato come residenza fiscale non dovrei essere abbastanza al di fuori, invece arrivano tranquillamente perché probabilmente, come diceva lei, discorso che comunque sono sempre all'interno. Carlo, ci si dà del tu qua. Sì, va bene, ok, grazie. Sì, quindi non è cambiato nulla. No, l'unica, dopo continui pure, l'unica domanda perché devo lasciare perché anch'io, com'è cambiata dopo la morte e il trapasso del presidente? È cambiato qualcosa o la vita continua come prima senza nessun cambiamento di rotta? Ci sono stati soltanto dei piccoli cambiamenti all'interno dei ministeri, perché Magofuli era uno, lo chiamavano il bulldozer, aveva fatto fuori un sacco di politici corrotti, sembra, aveva fatto fuori, infatti le cose funzionavano molto meglio. Sotto quel punto di vista lì, diciamo, morendo, si è fatto ancora un passino indietro, però dal punto di vista del punto di vista sociale, dal punto di vista politico, economico, no, è tutto uguale. Non c'è nessuna ingerenza, diciamo, da parte delle corporation o altro ancora sulla Tanzania, al di là che c'è ancora il dubbio di come sia morto il presidente, quindi hanno cercato... Qui la situazione è abbastanza strana, però sembra funzionare così. Loro hanno, dunque, la Tanzania è stata messa insieme, prima si chiamava Tanganyika, no? Nel 66-67, quando ha fatto questa benedetta rivoluzione, perché in teoria il paese dovrebbe essere un paese comunista, faceva parte del Commonwealth, sono queste cose strane che non si capiscono tanto bene. Hanno annesso Zanzibar, che prima faceva parte dell'Oman, era un sultanato dell'Oman, e hanno costituito la Tanzania, che come ho detto hanno fatto sto governo come sovrastruttura per gestire il paese, ma probabilmente il paese è ancora sotto trust, sotto fondo fiduciario, che se questo è vero è un paese unico al mondo, oltretutto vuol dire che sarebbe anche un paese, uno dei paesi, uno dei pochi che ancora sembra sovranità nazionale, monetaria, insomma, quindi... In questo caso in questo caso qui c'è, diciamo che non sento... deve rispondere a tutte le ingere, capito? Da tutte le ingerenze delle sovrastrutture, sia finanziarie, sia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sarebbe un attimino più indipendente, va bene? Ho perso il filo, cosa si diceva? Parlavo di un qualche... Sì, se ci sono ingerenze di qualche tipo... Dicevo che non è cambiato assolutamente niente, la vita... Sì. Allora, sì, ci arrivo, ho capito, ora amico. Allora, cosa è successo? Che siccome loro hanno tagliato i ponti, così facendo, hanno tagliato i ponti con l'Inghilterra, intendiamoci, molte aziende inglesi sono rimaste qua, soprattutto nell'energia ci sono molte aziende inglesi, però hanno aperto, diciamo, una linea preferenziale per quello che riguardavano
gli appalti, le infrastrutture, queste cose qui, con l'Asia, in particolare con Cina, Corea del Sud e India. Ci sono una grossissima comunità indiana qua. E quindi hanno continuato per tanti anni a lavorare, tra virgolette, con quelle corporazioni lì. Quindi le corporazioni qui delle corporazioni americane c'è cioè la Pepsi Cola, la Coca-Cola, boh, basta, capito? Non ci sono tutte queste aziende tipiche, no, che troviamo anche in Italia, sono stato 20 anni in America, non ci sono ancora qua. E non ci sono, te lo spiego io perché. Non ci sono perché queste multinazionali si spostano in un'altra nazione se ci sono le condizioni per fare soldi, perché se no non vale la pena aprire un nuovo mercato se i soldi li perdi. E ancora, il livello di vita, ora per i tanzaniani, troppo basso, e quindi questo mercato non è ancora interessante per loro, molto semplice, e quindi non ci vengono. Anche materie prime. È molto semplice, non è che... Sì, anche materie. Allora, per le materie prime, per le materie prime dovrebbe essere questa la situazione. Loro sono partiti molto tardi, no? Come abbiamo visto, perché sono praticamente partiti nel 67-70 e poi dopo il paese è stato chiuso per un ventennio, se non un trentennio, perché Nerere, il primo presidente, era comunque un comunista. E lui cioè, un paese comunista era un paese chiuso all'estero. Io mi ricordo che ho incontrato delle persone che loro per studiare, per poter studiare, o erano andate in Russia o a Cuba, non erano andate a Londra, New York o in Europa, avevano la possibilità, o andavano in Russia o andavano a Cuba, proprio perché era un paese comunista. Poi piano piano questa cosa è cambiata, però loro sono partiti negli anni 95, e la cosa molto positiva è che dal 2000 fino adesso il paese che, credere o non credere, è cresciuto di più al mondo, perché è cresciuto costantemente dal 6 al 7% ogni anno, e continua a crescere se 7% ogni anno. Quindi nemmeno la Cina ha fatto una performance così. Quindi qui c'è ancora un'enorme possibilità di lavoro per chi viene e vuol venire a lavorare seriamente, a investire in aziende. Io ricordo sempre l'idea, la possibilità che avrebbe un elettrauto, no? Perché le macchine sono ormai quasi tutte elettroniche, ma qui non la sanno gestire l'elettronica, non hanno neanche soldi per comprare queste macchine. Per dire, ci sono sempre opportunità, no? Quando un paese come questo, la Tanzania si trova nelle stesse condizioni in cui eravamo noi negli anni 50 e 60, in cui c'è stato poi proprio il boom, no? Ma la stessa cosa. Bene, ottimo. Interessante, molto, non sapevo alcune cose. Che lavoro cose. Fai, Carlo? Posso chiederti? Lavoro in una scuola. Ho ripreso, però anche qui adesso vedrò. Va bene. Lavoro in una scuola alberghiera, una scuola secondaria. Ah, ho capito. Ok, dai. Grazie intanto delle informazioni molto utili. Prego. Allora, ricordo due o tre cose veloci. La prima, il prospetto informativo, sia che sia del piano B o del piano C, è a disposizione per chi lo vuole. Vi potete scrivere. E che sarebbe un prospetto per... Sento... Canale. Non sento. Non sento. Indirizzo di posta elettronica mmguerrieri. Allora, è il prospetto per venire qua. Va bene, è la documentazione che ti spiego le condizioni per venire qua. E fare la settimana investigativa praticamente.
Ci sono due fasi, no? C'è la fase in cui magari uno viene qua per capire come vanno le cose, poi la prima fase finisce, rientra in Italia, magari poi decide di venire e si fa la seconda fase, no? Cioè io, capito? Prima e seconda fase. E ti spiego... Sì, perfetto. E dov'è lei, vabbè, dottore, come, è situato dove in Tanzania? Zanzibar o... No, non sono a Zanzibar, io sono a sud del grande porto di Dar es Salaam, a circa 10-11 km dal porto, in una zona che si chiama Kigamboni, che è un distretto molto grande. Sono comunque vicino alla città, ma sono in campagna. Cioè in un villaggio tanzaniano, io sono l'unico bianco che vive in questo villaggio che si chiama Maweni, che è anche vicino al mare. Io ho scelto questo posto qui perché a me piace il mare, e poi mi piace andare sul mare a correre, a camminare, insomma, c'ho tutta la spiaggia a mia disposizione. sarà rinominata il golfo del dottor Max tra poco, perché è tutto mio, quando arrivo lì non c'è nessuno. E quindi lo chiameremo così. Il tuo problema, non ci sono problemi di sicurezza con i locali, ad esempio quello che poteva essere in altri posti in Africa? Tranquilli, assolutamente insomma. No, tranquilli. Assolutamente. Il livello di delinquenza è veramente ridicolo, se bisogna stare attenti come sempre, sì. Quando vanno magari in giro con l'ultimo modello dell'iPhone, queste, sai, un po' snobby così, bisogna essere un po' attenti, ma questo succede in tutte le parti del mondo. E la lingua cosa, come fa? Allora, qui parlano inglese? Beh sì, se c'è stato si chiama Kiswahili, che è una lingua che hanno proprio messo insieme in tutta questa zona qui, non la parlano anche in Kenya, parlano anche in Uganda, però parlano inglese. In linea di massima, esatto. Un po' l'inglese, non hai problemi. Sì, ottimo. Sarebbe da farsi. Allora, fammi finire il discorso che facevo, così dicevo appunto, no? Prospetto e a disposizione. Poi dopo ci sono tutte le condizioni, come dicevo bisogna personalizzare un po' tutto, non si può spendere ore e ore e ore al telefono, no? Come purtroppo capita, per organizzare tutto gratuitamente, quindi c'è un minimo di donazione da fare per la consulenza, poi se la consulenza va bene si passa al passo successivo, cioè la prenotazione della settimana investigativa, e poi praticamente finisce tutto lì, ecco. Poi un'altra cosa, le informazioni che trovate adesso nel prospetto sono quelle del 2023, nel 2024 possono cambiare, però se una persona è particolarmente interessata e sa che comunque un po' prima un po' dopo verrà nel 2024, può prenotare adesso la settimana investigativa alle condizioni di adesso, e naturalmente saranno mantenute anche per il prossimo anno. Sono spiegato? Basta che mi prenoti. Avete capito, no? Ecco. Poi un'altra cosa, chi mi segue, io invio gratuitamente, anche per coloro magari che vogliono approfondire un pochino più tanti argomenti, il libro che ho scritto sulla trilogia durante la pandemia, una trilogia di 1042 pagine intitolata Nuovo Ordine Mondiale, non è un opuscolo, è una trilogia di tante pagine, anche abbastanza ricca di informazioni, però ecco, se uno la legge sicuramente capisce molto bene, ecco, probabilmente alla situazione, perché siamo in questa situazione. E e poi automaticamente capisce meglio quello che può essere la soluzione per se stessa, no? Questo discorso. Dottore, io devo lasciare. Poi un'altra cosa che vi devo dire è che Carlo, dammi 30 secondi, ti dico anche questa cosa e poi... Perfetto. Allora, io sono in condizioni di fornirvi
un certificato vaccinale. So, è una cosa estremamente riservata, ve la dico, però poi per chi è interessato mi può scrivere, io gli mando le informazioni e poi se necessario ci possiamo anche sentire. Questo... Il certificato vaccinale è questa, questa procedura è disponibile adesso, però non so se sarà disponibile per esempio il prossimo anno. È uscita oggi la notizia che sono pronti per partire con l'ho anche postato sui canali, l'avete vista? Eccolo qui, è nato il Green Pass dei soldi, via libera dall'Europa all'app che traccerà la nostra vita. E senza senza QR non potete scaricare l'app, cioè potete scaricarlo l'app, però poi non lo potete utilizzare nell'interno. Mi sentite? Sì, si sente. Avete sentito quello che ho detto? Sì. Quindi anche questa cosa qui, non aspettate l'ultimo momento che poi si arriva a maggio del prossimo anno e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ti obbligherà ad essere vaccinato, santo Dio. Bisognerebbe anticipargli un pochino i problemi, capite? Io ho sempre fatto un sacco di fatica in vita mia, perché io cerco sempre di prevenirli i problemi, però mi accorgo in linea di massima le persone non ragionano come me. Poi dopo, all'ultimo momento, si deve risolvere un problema e magari no, non si può più fare. Bisogna sempre cercare di anticiparli i problemi, piuttosto che affrontarli all'ultimo momento e in maniera non preparata. Posso fare una domanda? Scusami, però... per esempio, per chi ha il fascicolo oscurato... risulta se uno ha fatto o non ha fatto questo? Mi senti? Come, Kate? Dicevo. Dimmi. Ripeti. Ci sono persone che hanno oscurato il fascicolo sanitario. Quindi mi chiedevo, risulta lo stesso, cioè si evidenzia su chi ha fatto questo oscuramento? Se ha fatto o non ha fatto questo vaccino? Allora, quello che ti dico io è questo, che tutte queste certificazioni che erano a disposizione in passato per un certo periodo spariranno, perché allora c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità darà delle disposizioni, diciamo così, universali e ferree, per cui soltanto i ministeri della salute saranno ufficiali delle nazioni, saranno in condizioni di rilasciare certificazione e quindi vaccinazioni. Non sarà più possibile trovare delle cose al volo, così come si sono trovate mandette in Albania o in altre nazioni, assolutamente no. Ma siccome questi a quanto pare vogliono fare non una sola vaccinazione, ma tante... E che bisogna fare tante vaccinazioni per poter poi utilizzare il digitale che vogliono loro? Se loro decidono di fare questa cosa qui, noi si può ragionare tanto, discutere, giusto, non è giusto, questi ci vogliono ammazzare, ci vogliono rovinare, una cosa del... Ma bisogna concentrarsi sulla soluzione del problema. Sì, ma appunto dicevo, siccome la soluzione ce l'ho, sono tanti. Ma è la stessa cosa, ne fai uno e ne fai 10. Capito? Hai capito? Sempre spiegato, non ve le posso dire queste cose in diretta, ok? Finché si può. Ecco, poi cosa succede? Se voi lo fate adesso, poi come succede? Il tempo passa e le cose cadono nel dimenticatoio, no? Capito? Vogliono soltanto sapere se te l'hai fatto o non l'hai fatto. Sarai in grossi problemi se risulta che a distanza di 2 o 3 anni te non l'hai ancora fatto. Guardate che in futuro per chi non è vaccinato ci sarà il penale. Pensate che questi qui scherzino? Veramente no, è meglio che mi sto zitta. Quindi meno gli si dà adito
bisogna essere un po' furbi in tante cose, va bene avere dei principi, però con loro i tuoi principi, i miei principi non valgono, loro se ne fregano, loro vanno avanti e i loro principi state certi che sono molto diversi dai nostri. Lo so. E bisogna essere un po' furbi, se no già non si può fare niente, perché che cosa vuoi fare? Almeno bisogna usare un po' l'intelligenza furbizia per cercare di limitare i danni, no? Questo è come la penso io, poi se uno non è d'accordo. Io ho letto da qualche parte, non so se era riferito ai bambini o anche agli adulti, hanno intenzione di farne circa 20-25 all'anno. Che assurdo. Allora, ti dico una cosa, va bene? Allora, l'ha detta un medico americano, se vuoi ti dire anche il nome, è un medico, non te lo dico il nome, si chiama Northfolk, è una dottoressa che ho citato anche nella mia trilogia. In un video lei ha chiesto, sapete quante vaccinazioni per legge devono fare i bambini a New York? Sapete, io l'ho già detta, se c'è qualcuno magari che se lo ricorda, il numero? È il numero di Yahweh. 72. Avete capito bene? Sì. 72. Ora, in un anno. Cose che forse 5 anni fa era già così. No, in totale, da quando nascono fino a, non so quando, fino a 5 anni, 4 anni, 5 anni, poi forse sono dei richiami, ora non me lo ricordo. In totale. Ma 72. Troppi. E poi cosa c'è dentro questi vaccini qui? Sono vaccini? Siamo certi che siano tutti vaccini fatti, perfetti, sterilizzati come devono essere, che di dentro ci hanno trovato di tutto? Ecco, come ci si fa a difendere nei confronti di questa gente qui? Come ti difendi? Almeno siamo un po', bisogna essere un po' furbi. Ma a me sembrerebbe una cosa logica questa qui. No? Allora, abbiamo già fatto un'oretta, naturalmente non c'è tempo di leggere questa cosa qui, però tanto se mi seguite io la rileggerò, questa qui che si chiama diritto di sicurezza, in inglese si chiama security entitlement, per cui insomma ve lo leggerò poi successivamente perché non c'è tempo stasera. Ricordo il discorso che recentemente è cambiata la legge, hanno fatto un grande pasticcio a Zanzibar, hanno creato un po' di problemi anche a un paio di clienti o tre. Prima si poteva comprare, insomma, a certe condizioni un terreno o una casa, adesso non si può più comprare, o meglio, lo puoi comprare, ma ci devi sopra fare un business. I miei clienti, in linea di massimo, sono tutti pensionati, vengono qui, prendono un visto come pensionato, quando sei pensionato non puoi fare business, è chiaro, devi cambiare di nuovo il visto, ma poi tanto nessuno di loro viene qua per lavorare e quindi purtroppo per il momento è tutto sospeso. C'è un gruppo di stanno pensando un gruppo di investitori di fare causa al governo e per un sondaggio che ha fatto il mio avvocato, siccome quello che hanno deciso nel Ministero delle Terre, si chiama così, è stato tipo un colpo di Stato, nel senso hanno deciso questa cosa senza interpellare il Parlamento, senza seguire tutta la procedura che dobbiamo seguire in queste cose, e un paio di giudici hanno detto fateli causa perché anche noi come giudici li blocchiamo subito,
perché hanno fatto una cosa incostituzionale e illegale. Quindi diciamo che ci sarebbe la possibilità, un po' di speranza, poi fra 2 anni si va ad elezioni, costituiranno un nuovo governo, può darsi che le cose ricambino di nuovo. Però purtroppo anche qua siamo in Africa e i politici non fanno delle cappellate solo da noi nella comunità europea o comunque in Italia, le fanno anche a volte anche in America, perché il politico, con tutto il rispetto che dobbiamo sempre avere per tutto e per tutti, è un politico. Ecco, però questa cosa mi ha fatto particolarmente arrabbiare. Bene, allora, altre domande? Dottore, sono Carlo. Tornando al discorso vaccini, lei diceva appunto che c'è la possibilità in tempi relativamente brevi, insomma, di poter, come dire, avere una documentazione sul libretto vaccinale o altro che attesti che uno ha fatto un tot, adesso non so quanto sia questo tot, di vaccinazioni. Ma queste poi hanno validità sia in Italia sia in Europa e anche fuori dell'Europa? Cioè, nel senso, fatto quello in sostanza si è a posto o hanno validità solo in certi contesti? Allora, quando un QR è generato, se è uno di quelli validi, vale in tutto il mondo. Ok. Vengono in questa documentazione vengono inseriti quanti? Non so, voglio dire, fino adesso saranno 4, adesso non so se sia arrivato al 5º, non so come viene strutturato questa documentazione. No, qui fanno soltanto Johnson & Johnson, che dura 1 anno, però come vi ho spiegato l'importante è la produzione del QR, poi la data l'hai fatto 1 mese prima, 6 mesi dopo, non interessa niente, perché poi succede spesso e volentieri, succederà che c'è un'altra pandemia, no? C'è un'altra crisi e vorranno che tu faccia il secondo. Quindi non possono andare a investigare troppo come quando hai fatto il primo. C'hai il QR, l'hai fatto, ora ti staranno dietro per vendere perché, il secondo. Perché qui, ad esempio, i primi ho dei colleghi che avevano fatto una vaccinazione di Johnson e dopo, in una seconda battuta, non so, dopo qualche mese qualche, o forse 1 anno, Johnson non era più valido, quindi hanno dovuto, quindi non era considerato, in sostanza hanno dovuto fare vaccinazione quella con quella questo, famosa. Carlo, perché sono dei completi dementi. Lo so. Perché, prima di tutto, la CDC, che è l'organo supremo americano, che dovrebbe supervisionare tutto, ha conferito come validità 1 anno. A Johnson & Johnson, va bene? Se vi ricordate questa cosa, sì. Notizia è venuta fuori, tant'è che io mi sono chiesto, ma come mai 1 anno? Tutte le altre ce l'hanno per pochi mesi, questo 1 anno, mi è sembrato strano anche a me. Però siccome hanno detto 1 anno, è 1 anno, e qui sulla cosa dell'anno, poi qui cosa fanno? Quando scade, sai cosa facevano? Lo rifacevano lo stesso. Cioè non è un vero e proprio richiamo, boost, come si fa noi. Rifanno la vaccinazione una volta che è scaduto, per esempio, nel momento in cui dovevi viaggiare, no? E quindi, capito, doveva essere attivato, c'erano tutte le macchine, ora non c'è più niente di questa roba qui. Non c'è mica più, non devi più scannerizzare, non te lo chiedono più sostanzialmente. Ma quando in futuro te lo chiederanno, te lo fai vedere o lo metti davanti allo scanner, che te lo passerà automaticamente se c'hai quello già fatto, perché lo scanner legge il quadretto e ti dice vero o falso, basta. Non ti dice, non entra a merito a se dovevi fare i chiami, non dovevi fare i chiami. Primo punto. Secondo punto, nella stragrande maggioranza dei casi non te lo scannerizzano nemmeno, lo fai vedere e ti fanno passare. Per esempio, quando devi prendere un aereo. Capito? In aggiunta a questo, quello che succederà dopo, come dicevo, le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per fortuna, saranno equivalenti, identiche per tutto il mondo. Quindi quello che decidono loro dovrà essere recepito alla stessa maniera, applicato alla stessa maniera da tutti i ministeri della salute del mondo. Infatti,
ci sarà anche un problema in meno, perché se loro, certo, decidono che va bene un richiamo, basta un richiamo, si fa quello, è finito. Perché infatti chi aveva fatto esempio non solo Johnson, anche l'altro, esempio in Bulgaria o in altre sedi, praticamente la doveva essere riconfermato e validato qui dalla ASL, l'USL, e questi che hanno fatto le vaccinazioni, a parte Johnson, ma anche fuori Italia, in questo caso Bulgaria, e poi sono rientrati, l'USL, l'ASL, non ha validato praticamente queste vaccinazioni, quindi questi hanno dovuto rifarsele, quindi c'è un problema poi all'interno del territorio italiano, l'ASL deve convalidare in sostanza queste vaccinazioni. Fino adesso, dopo non so, però... Te lo spiego io perché. Perché questo QR era stato rilasciato da un istituto, era come se fosse falso. Io ho un cliente di Napoli, una coppia che l'ha fatto, è andata alla USL e l'hanno accettato senza problemi, perché Johnson & Johnson rilasciato dal Ministero della Tanzania. Che cazzo vogliono? Cioè, cosa vuoi che dicano? Capito? Non possono dire no. Hai capito? Dipende, è chi rilascia e chi produce il QR che conta. È tutto lì. E devono stare anche attenti, perché in questo caso hanno chiuso un occhio. Perché cosa succede? Se ti beccano con un QR falso, sei nei guai, se fanno un esposto sei di nuovo nei guai. Guai grossi. Perché vuol dire che l'hai comprato finto. Le vaccinazioni che fanno o hanno fatto qui, in esempio i farmacisti, c'era anche lì allegato, sì, presumo di sì, il discorso del QR, sì, presumo, no? Quelle lì spariranno tutte. Infatti. Ok. Dai, tranquillo, non saranno più, non sarà più permesso, almeno che non lo facciano attraverso un ospedale, è una cosa diversa. Sì. Ok. Insomma, io vedo la cosa così e l'ho seguita moltissimo questa cosa. Poi non lo so. C'è qualcuno all'ascolto che l'ha fatto questa cosa qui, C'è qualcuno, non dico il nome, che l'ha fatto. La vaccinazione lì in Tanzania, intende? Sì, sì, ha fatto questo, ha preso il certificato vaccinale, certo. Sì, sì. No, tutto bene. Ne parla qualcuno. Adesso il certificato viene convalidato dalla USL, in sostanza, vengono recepiti, in sostanza. Carlo, ti ho già detto fin troppo. Sì. Prego. Troppo, ecco. Ok, perfetto, grazie. Posso fare una domanda? Prego, Renato, dimmi, ciao. Volevo chiedere se non si viaggia, se si rimane sempre all'interno della stessa nazione, questo certificato non bisognerà esibirlo mai, giusto? No, Renato. Allora, proprio ieri, vediamo un po' se lo trovo, ho visto un bello schema, qui non lo trovo di sicuro, dovrebbe essere qua, ho visto un bello schema su Facebook e me lo sono copiato, l'avevo già in mente questa cosa, non sapevo come farlo, lo devo fare io. Si chiama identità generale, digitale. Sì. Cioè, noi stanno creando come se fosse, o come se fossimo dei cloni, no? Dei cloni, cioè ci creano un'identità che è quella appunto che si chiama digitale. Allora, sì. Te avrai bisogno, ascolta bene, cammin facendo del tuo certificato per fare servizi finanziari, per andare a comprare cibo, quindi al supermercato, per viaggiare e spostarti. Per contribuire, diciamo, se tu volessi fare delle donazioni
per grandi catastrofi naturali che vuoi donare dei soldi, cose di questo tipo. Per comprare su internet. Per andare in banca. Per tutte le piattaforme. Ora ci arrivo. Piattaforme sociali, quindi cosa sono le piattaforme sociali? Probabilmente quando devi fare partecipare a delle riunioni, a delle conferenze, a cose di questo tipo. Sì. Per tutte le funzioni governative si chiama e-government, per le telecomunicazioni, per far parte della smart city, per entrare in banca, ne vuoi ancora? Cioè praticamente no. Te non potrai vivere se non ce l'hai. Ho capito, sì, ho capito. Grazie. Prego. Tutto bene, Renata? Tutto a posto? Sì, tutto a posto, grazie. Sì, sì. Prego. Va tutto bene. Benissimo. Quindi, sinceramente, io chi mi conosce sa che io faccio degli interventi, vi dico delle cose, ma non è che io vi obblighi a comprare oro, no, non è questa l'impostazione che do alle cose. Fate quello che sentite di fare, però effettivamente per come stanno avanzando con digitale, l'introduzione a monete digitali, quello che vi ho appena letto in questo. Momento qua questa cosa del chi non c'è niente, questa cosa del certificato, io lo dico, non è praticamente quello che dovete risolvere in qualche maniera come volete voi prima possibile. Altre domande? Ma si può anche chiudere che abbiamo fatto un'ora e un quarto, abbiamo detto tante cose stasera, in linea di massima. Dovrei andare a Zanzibar a fine mese, sperando che appunto di avere buone notizie dall'avvocato, perché stanno facendo riunioni per risolvere tutti questi casini che hanno creato. Però purtroppo ancora non si sa niente. Vabbè, comunque per comunicare con te bisogna farlo via internet o anche si può fare tramite Telegram? No, tramite Telegram, WhatsApp, normalmente, insomma, ok. Il mio telefono, se visitate i canali, lo metto quasi sempre il telefono, oppure mi scrivete mmguerrieri@yahoo.com. Io sinceramente nella mia zona funziona meglio WhatsApp che Telegram, però si può provare, dipende sempre anche dalla connessione, insomma. Una domanda che mi viene da fare è questa: se una persona trasporta, insomma, diciamo così, sul conto corrente in Tanzania un X soldi, no? Pure lì verrà attuato questo portafoglio digitale? No, non è come possibile. La banca è sempre una che poi si divide in tante parti in tutto il mondo. Capisci perché io mi faccio questa domanda? Allora, qui non è possibile almeno per i prossimi 10-15 anni, perché qui la maggior parte delle persone non hanno il telefono smart. Quindi senza smart cell phone non puoi fare assolutamente niente. Non hanno i soldi nemmeno per comprarsi. Ho comprato un telefonino, il mio muratore doveva fare dei lavori. È venuto qua l'altra mattina tutto mojo. Io ho detto, ma che è successo? È successo qualcosa? No, non è successo nulla, ma ti devo dire una cosa. Insomma, ho fatto i lavori che doveva fare.
dopo un po', insomma, perché non parla molto bene l'inglese, mi ha fatto vedere il telefono, si era rotto, quasi quasi si mette a piangere. No? Era un telefonino di quelli di una volta, ricordate quelli che c'avevamo prima, piccolini. Allora l'ho portata a comprare un telefonino, no? Lo sapete, era tutto contento, no? Lo sapete quello che è costato quel telefono lì? Di quelli vecchi, addirittura un telefono della Samsung. Della Samsung è costato 30.000 scellini. 30.000 scellini sono 3x4, 12, 12 dollari. Questi non hanno nemmeno i soldi per mangiare, si pretende che ti comprino lo smartphone, perché senza smartphone ascoltate, per far funzionare questa macchina qui hanno bisogno prima di tutto della televisione, perché devono farci lavaggio del cervello. Senza televisione non possono chiamare né proclamare nessuna pandemia, perché non lo sente nessuno. Qui la televisione non ce l'ha nessuno. Primo, infrastrutture medico ospedaliere e di telecomunicazioni. Qui non ci sono quasi quasi, nelle prime e nelle seconde, in tutta la Tanzania, a parte Dar es Salaam e le città principali. Va bene? Hanno bisogno di telefoni, come vi ho detto, telefonia, e non c'è. E senza queste tre o quattro cose di base non possono fare nulla. Niente. Quando avranno queste cose qui? Quindi forse fra 15 anni, forse, allora se ne potrà parlare. Io tanto fra 15 anni forse sono già morto, non so. Ma se allora interesse. Ma allora non c'è neanche una linea internet lì per ma certo che c'è la linea internet, ma certo, Caterina, non ti parlo io adesso tra la linea I con la linea internet, ma c'è il 4G, hanno introdotto il 4G 6 mesi prima che arrivassi io, 2 anni e mezzo. Prima che sia finito il 5G ci vorrà almeno 10 anni, hanno detto. Hanno dato l'appalto a un'azienda cinese. Ma poi non è solo quello, come ti ho detto, servono tante altre cose. Poi se non hanno soldi per comprare gli smartphone, è inutile che tu li dia il 5G. Ti può dare tutta la tecnologia che vuoi, ma poi tanto non hanno soldi per comprare il telefono. Non hanno neanche soldi per comprare da mangiare qui. Spendono anche un sacco di soldi per i trasporti, perché per loro la benzina è carissima, internet è carissimo, quindi fanno fatica. Ma non ne voglio nemmeno sentir parlare di tutte queste cose qui loro. Nei paesi africani non interessa niente a nessuno questa cosa qui, perché non hanno la televisione. A noi interessa, perché ci hanno fatto il lavaggio del cervello con la televisione. Senza televisione no, non lo puoi nemmeno portare avanti questo progetto qua. Loro non ce l'hanno, quindi non importa niente. Dottore, un'altra domanda, penso l'ultima, dai. Il discorso situazioni con le banche, cioè un occidentale, ad esempio come noi, dovesse aprire un conto, come tutto regolare, cioè nel senso sono affidabili e regolari, cioè nel senso come allora, prospetta. Allora, sì. le banche sono come un po' tutta l'economia, come ti ho detto, sono grosso modo, stanno crescendo molto, sono però già abbastanza avanti in tante cose, per quello che mi riguarda. E sono abbastanza affidabili. Certamente bisogna stare attenti, come sempre. Sono esattamente nella situazione in cui erano le banche. Le banche sono ancora tipicamente banche, come erano negli anni 70, 80, 90, no? Sono banche normali. Arrivi lì, fai la coda, capito? Ti danno i soldi in contanti. Non si parla di digitalizzazione, però, per esempio, hanno già un sistema di app, c'erano già le app, la mia banca va lì, puoi controllare, ti scarichi l'app, controlli il conto, sì, sono abbastanza organizzati queste cose. La mia banca è la CRDB, è la banca più famosa, più importante, ed è l'azienda che sta fatturando di più in tutta la Tanzania, sì. Perché aumentando il PIL, quindi aumenta anche la... E lavorano benino, dai, lavorano benino, sai, tenete presente che qua siamo in Africa,
certo. Qua se, no, si può pensare, capito, che ci siano gli standard, per esempio, che avevo io a New York. È come andare ad Enna, con tutto il rispetto per la Sicilia, quando arrivi lì in banca, l'incaricato non c'è perché è andato a prendere il caffè. No? Certo. Certo che lei ha fatto un bel salto, ha fatto un bel salto da New York in Tanzania, un paesino in Tanzania. Ma io l'ho fatto apposta, perché quando vivi 20 anni a New York hai bisogno proprio di cambiare stile di vita, e sono molto contento della scelta che ho fatto, perché per me questo qui è un paradiso. Io non pensavo nemmeno potesse uno vivere come vivo io, che non ho impegni, non ho obblighi, faccio gli interventi, mi diverto, faccio anche qualche soldo, no? Con l'oro, queste cose qui, ma senza nessun obbligo di nessun ordine, un tipo. Io non so come funziona un paradiso, ma dovrebbe essere una cosa molto simile. Una cosina, uno ad esempio come me, che non è in età pensionabile, ancora, non ancora, lì potrebbe fare qualcosa, e che tipo di... Beh, bisognerebbe entrare in città, però. No, qui bisogna fare un po' di ricerca di mercato, bisogna lavorarci un po'. C'è da lavorarci, Io chi deve venire qua a lavorare, ve lo dico subito, non è inutile che vi stia qui a dire. Poi, fra l'altro, il mio lavoro, io sono, tra virgolette, sarei esperto in marketing. Marketing strategico, quello che si chiama marketing strategico. Quindi, perfetto. Però proprio per questo non ti posso fare le cose facili, perché in altre cose avevo detto non vi state a preoccupare, non è un problema. Invece trovare lavoro è c'è da lavorarci un bel po'. Ok, grazie. Prego. Se proprio non volete, non trovate niente. Io ce l'ho il lavoro per tutti voi, Una persona minimamente che ha buona volontà, interesse, eccetera, io non posso darvi garanzie, però per la mia esperienza posso dirvi che se mi seguite per bene nella consulenza ora e cominciate a fare un po' di promozione fatta seguendo una certa organizzazione, in massimo 6 mesi guadagnate a sufficienza per mantenervi, 6 mesi, un anno. Quindi dovete coprire i primi 6 mesi con i soldini che ci avete a parte, però poi nel frattempo cominciate comunque a guadagnare qualcosa, e con quei soldi lì campate anche piuttosto bene. Ma in questo caso attività lì in Tanzania? Sta cercando anche? Lavorando da qua, certo. Lavorando da qua, noi cerchiamo produttori che possano partner, collaboratori che possano affiancarci nella promozione dell'oro, perché con l'introduzione della moneta digitale adesso è un momento molto delicato e molte persone finalmente si stanno svegliando, soprattutto hanno paura a lasciare tutti i soldi in banca e diversificano comprando oro. Assolutamente sì. Quindi anzi, se qualcuno è interessato, io ne parlo il sabato. L'oro è anche a un buon prezzo, 62-63, e andrà oltre 70 al prossimo anno, e quindi meglio che lasciare tutti i soldi, quei pochi che sono rimasti in banca, sarebbe bene investire qualcosa. Ci sono vari prodotti, per chi è interessato può partecipare, mi può chiamare in qualsiasi momento. L'oro è gratis, la consulenza sull'oro è gratis, quindi anche se ora stasera mi seguite per la Tanzania, però fatemente locale, se qualcuno è interessato mi può contattare. Lo sabato comunque poi c'è l'intervento, e se siete interessati intervenite, fate tutte le domande che volete. Va bene, allora se non ci sono altre domande chiuderei qua. Dottore, l'appuntamento di sabato c'è una locandina? Perché qui nelle ultime non la vedo. Comunque, vabbè, verifico. Consulenza oro, prova a cercare consulenza oro. Ah, non dentro Destinazione Tanzania. Vado subito. Ah, eccolo. No, okay. No, è un altro canale, consulenza oro. Sì, lo vedo. Trovato, lo vedo. No? Ti iscrivi. Sì. Ok. Grazie.
Bene. Benissimo, allora io comunque tanto poi... Ecco, io sono a disposizione, ci sentite l'appuntamento, saranno le 2 settimane. Però non vi sta da preoccupare, se c'è qualche cosa mi potete sempre contattare. Io chiudo qui stasera, vi ringrazio e vi do appuntamento o a sabato o fra 2 settimane. Grazie, buonanotte a tutti. Ciao. Grazie. Buonasera.